una giornata di anticipo il Teramo ritorna in Serie D. Qui al Gaetano Bonolis grande festa contro il Capistrello battuto per 10-1, davvero un record per una gara vinta. Nel primo tempo il punteggio finale è stato di 5-1, ad aprire le marcature è stato Touré dopo 8 minuti, il raddoppio di Furlan di testa su calcio d'angolo e 3 minuti dopo è Stefano De Gidio che firma il terzo gol. Poi ancora il 4-0 siglato da Dos Santos su calcio di rigore accorcia le distanze per il Capistrello De Meis, ma il 5-1 lo firma ancora De Gidio prima del riposo alla fine del primo tempo. Nella ripresa ancora tanti gol, dunque grande spettacolo ma soprattutto grande entusiasmo qui al Gaetano Bonolis, ancora altri 5 gol nel secondo tempo, in gol Touré, Esposito, De Gidio, Santi Rocco e De Gidio, dunque 4 gol per De Gidio, 2 per Touré, in gol anche Esposito, Furlan e Dos Santos. 10-1 il punteggio finale con De Gidio che ha siglato complessivamente 25 gol in questa stagione e ora manca ancora una partita, ma capocannoniere al momento è Stefano De Gidio che potrebbe vincere appunto la classifica dei capocannonieri, ma soprattutto un Teramo che al momento è a quota 103 gol in questa stagione, un vero record, un Teramo che ha meritato questo successo perché è stato sempre primo in classifica e dunque un Teramo che ha avuto un attacco micidiale ma un grande gruppo, merito della società, merito dello staff tecnico e soprattutto di uno staff tecnico su tutti, il mister Marco Pomante e Paolo D'Ercole, per riportare il Teramo in soli 2 anni in Serie D. Veramente una gioia immensa poi per me, insomma, che sono stato tifoso del Teramo, veramente oggi un sogno che si realizza, abbiamo lavorato tanto, oggi dicevo la giornata dei grazie perché veramente questo successo è veramente di tutti, a partire dai soci che sono con me, da tutti gli sponsor che ci hanno aiutato quest'anno, da uno staff tecnico e uno staff dirigenziale, direttore generale, direttore sportivo, veramente credo di altissimo livello, così come una rosa di altissimo livello, soprattutto di uno spessore umano. Teramo oggi ha una società solida, seria, che cerca di far capire che si possono fare delle cose con umiltà e con tanta passione e tante capacità. Questa è una grande famiglia, l'abbiamo dimostrata dal primo giorno, non ci siamo mai abbattuti in momenti di difficoltà, non siamo partiti con il favore del pronostico perché tutti pensano che chiamarsi Teramo significa vincere, invece chiamarsi Teramo significa avere delle grosse responsabilità, noi queste responsabilità ci siamo presi l'anno scorso senza avere niente e abbiamo vinto 4 titoli e io sono orgoglioso dei miei ragazzi, dello staff di questa società, dei tifosi. Vittoria strameritata, come hai detto tu, siamo primi della prima giornata e, come ho detto in precedenza, questo è stato un anno bellissimo, un anno pieno di sacrifici, è giusto prenderci questa soddisfazione in casa. Oggi c'era una cornice pubblico bellissima, i ragazzi sono stati strepitosi, oggi hanno fatto una partita al di sopra delle righe, hanno dimostrato veramente di essere i più forti. Tu hai detto il Teramo dei record, adesso oggi abbiamo, è vero, abbiamo vinto il campionato, però come ho detto ai ragazzi a fine primo tempo non ci dobbiamo accontentare, abbiamo la possibilità di scrivere la storia di questa categoria. Oggi abbiamo eguagliato il record di vittorie con la vittoria di domenica dobbiamo vincere a tutti i costi per cercare di fare il record di vittorie personali del Teramo, il record di punti. E poi grazie alla prestazione di oggi con questi 10 gol si va anche a aprire un'altra porta per un altro record, il record di gol fatti, perché questa squadra se lo merita perché hanno fatto un anno strepitoso tutti quanti.